Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, io sono Nicolò alias The Bug House e oggi vi mostro la mia teca dei trecchini che ora non vedrete perché avrò messo l'obiettivo in modalità macro. Allora, partiamo con Bembidion Quadri Maculatum. Eccolo qui. Questo è il suo vicino. Eccolo qua. Questo era il genere Bembidion. Ora, dato che la sistematica dei bambidini è abbastanza complessa, ho deciso di adottarla. Di dividere in più generi il genere Bambidion. Quindi qui abbiamo gli Ocidromus. Sottogenere Ocidromus, qui abbiamo il Decorus, eccolo qua. Un bel po' di Decorus, diciamo. Sono abbastanza comuni, dai. Poi qui abbiamo l'Ocitromus modestus, anche questo qui è un po' di esemplari così. Poi forse è meglio se li faccio vedere alla luce. Osti. Tirato una pacca, fine. Oh, ecco qua. Forse si vedono meglio. No, non si vede un cazzo comunque. Vabbè, comunque questi sono abbastanza carini, in video non rende l'idea. Però sono abbastanza carini, questo qua è pure estratto, vedete lì l'Ideago. Poi, passando ai Bembidione, al sottogenere Bembidione Tulizia, che è il nome più impronunciabile del mondo, abbiamo qui un Bembidione Tulizia e ciao, Ceruleus, almeno penso che sia lui. Poi abbiamo un Conformis, che è l'unico col cartellino al contrario perché è Conformis. Eccolo qua. Questo qua non l'ho preso io, mi è stato dato. Poi che abbiamo? Il Varicolor, sottospecie Varicolor. Eccolo qui. Un Ocidromus, Bembidione Tulizia geniculatus, eccoli qua. No, 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 sono questi, scusate, ho sbagliato. Centrare l'obiettivo, eccoli qui. E i Tibialis. Questo è anche estratto, come potete vedere le diague lì. Poi abbiamo il sottogenere Perifus con il Tetracolus. Dov'è? Eccolo qua. Sempre restando nel sottogenere Perifus abbiamo il Cruciatus. Due. Ok, sto ok, eccoli qua. Due esemplari sono quelli che ho preso al Parco Pineta, vi metterò il video in alto a destra da cliccarci sopra così lo raggiungerete in facile. Poi abbiamo l'Incognitus, eccolo qui. Due, eccolo qua. E ok, poi abbiamo il sottogenere Perifus con Ocidromus testaceus, ce ne sono alcuni qua, ma forse meglio girare la scatola, altrimenti non si vede niente. Ecco qua, dovrebbero essere questi. Okay. Sono abbastanza comuni anche questi, si trovano facilmente. Passiamo a un altro genere adesso. Questo qua è il genere Philoctus con il Philoctus lunulatus. Eccolo qua. Philoctus, ok. Almeno gli ultimi due sono abbastanza sicuro. I primi due sono abbastanza sicuro che sia lui, l'ultimo è identificato correttamente. Poi abbiamo le Lemphanes talanes aspericollis, che sono questi qui. Ok. Molto piccoli questi qua. Però sono riuscito a prepararli interi. Anche questi mi sono stati dati. Abbiamo poi il genere Trepanes con il Trepanes articulatus o articulato. Non ho ancora capito bene se si scrive con la S o con la M. Comunque eccolo qui. Questo è estratto. Si vede il nono segmento addominale e l'ideago. Anche questo. Poi abbiamo il genere Metallina. E
E con le due specie abbastanza comuni sempre, Lampros e Prosperans. Questa qui era Lampros. Sono abbastanza difficili da distinguere, serve l'Edeago, come potete vedere questo qua è abbastanza certo, mentre le femmine di meno. Comunque, eccolo qui. Poi abbiamo la Prosperans, che è questa qui, e ne ho appena un esemplare, eccolo qua. Molto simile alla specie precedente, come si vede. Poi abbiamo il genere Princidium, sottogenere Princidium con la specie Puntulatum. Ha fatto uscire un video, penso che questo video lo farò uscire la settimana dopo, al video sul Princidium Puntulatum e il Bipuntatum, che è il prossimo che vi faccio vedere. Comunque qua ne ha una bella serie, ma proprio bella lunga, di Princidium Puntulatum, perché sono molto comuni, davvero comunissimi. Poi abbiamo sottogenere Testedium, il Bipunctatum. Eccolo qua. Come potete vedere, tutti i maschi preferisco estrarli a meno che non siano specie troppo piccole. E questa qua è una bella serie, non è che sia la specie più rara del mondo. E questo è qui. Poi abbiamo il genere Cynecostictus, con la specie Cynecostictus ruficornis, che è questa qui. Poi abbiamo anche il genere Ocis, con un'unica specie, ne ho trovato appena uno per adesso, l'Ocis haploides, che è questo qui. Ah, mi sono dimenticato di dire che adesso con il genere Cynecostictus, allora, con il genere Cynecostictus, Ocis e il prossimo sarà Asafidion, si esce completamente da quello che era il genere Bembidion, che io ho diviso nei vari generi, Ucidromus, Pilorctus, Enfanes e così via. Quindi andiamo avanti, dai, non c'entra niente. Abbiamo qui gli Asaphidion con Asaphidion nebulosum, una specie abbastanza grande rispetto alle altre, come potete vedere. Gli Asaphidion mi sono particolarmente simpatici, con questi occhioni grandi. Vedete, poi nelle prossime specie è ancora più accentuato questo. Abbiamo poi un Asaphidion stierlini, eccoli qui. E gli Asaphidion flavipes, che dovrebbero essere questi. E questi qua, per adesso ho appena questi due, ma ne ho molti altri, sto facendo controllare. Per il momento non sono qui. Bene, a questo punto passiamo alla seconda sottotribù. Quella lì era la sottotribù nominale, la sottotribù Memnidina, adesso si passa alla sottotribù Tachina. Questo. Adesso vi faccio vedere il primo tacchino, che non è quello che si mangia a festa di ringraziamento, che è un Paratachis bistriatus. Eccolo qua, molto piccoli i tacchini. Infatti sono abbastanza difficili anche da vedere e da prendere in mano soprattutto. Questa qui è una Paratachis micros. Poi si passa all'ultimo genere che ho in questa teca, che è il genere Tachiura, con la Tachiura quadrisegnata, che è questa. Bene, con questo micro inserto direi che si può concludere anche qui. Faccio inquadrare un po' dei miei peli così non rimanete con lo sfondo sfocato. E niente, un video un po' fatto così a caso, tanto perché avevo voglia di provare sto l'anello invertitore dell'obiettivo, così riesco a fare le foto e video macro. E niente, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!